Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Faz Video, eccoci qui pronti oggi per una nuova gita. Oggi ci troviamo a Civate, in provincia di Lecco. Abbiamo posteggiato l'auto in via Valle dell'Oro e il sentiero che faremo oggi è il numero 10, che ci condurrà da una quota di metri 360 circa alla vetta del Monte Cornizzolo. Dopo pochi minuti di cammino troviamo il primo incrocio, noi terremo la destra, continuiamo a seguire il sentiero numero 10 in direzione Monte Cornizzolo e Santuario San Pietro al Monte. Subito dopo l'incrocio il sentiero si sviluppa su un comodo ciottolato con una discreta pendenza. Dopo circa 130 metri di dislivello troviamo un altro bivio, noi continueremo a seguire per il sentiero numero 10. Dopo 35 minuti circa di salita e 280 metri di dislivello, eccoci qui all'antico monastero di San Pietro al Monte. Le origini del complesso di San Pietro al Monte risalgono, secondo fonti leggendarie e storiche, a Desiderio, ultimo re dei Longobardi. Gli attuali edifici, di stile romanico, al XI secolo. I lavori di restauro e manutenzione furono iniziati verso il 930 da Monsignor Polvara e poi continuati sino ad oggi da Don Vincenzo Gatti, dalla famiglia Beato Angelico e dall'associazione Amici di San Pietro al Monte. Ripartiamo in direzione Vetta del Cornizzolo. Ormai in prossimità del rifugio Marisa Consigliere, troviamo delle piccole roccette da arrampicare. Dopo un'ora e 35 minuti circa ci troviamo a quota metri 1000 in prossimità del rifugio Marisa Consigliere. Da qui affronteremo l'ultimo strappo di 200 metri di dislivello per raggiungere la vetta del Cornizzolo. Dopo un'ora e 50 minuti eccoci giunti in vetta al Monte Cornizzolo, famosa vetta del Triangolo Lariano. Con la sua caratteristica forma appuntita svetta sulle Prealpi e sull'Alta Brianza. Possiamo ammirare lo splendido panorama sotto di noi, sui Corni di Canzo, sulla Grigna, bellissimo il panorama sul Lago di Annone, sul Lago di Pusiano, sull'Ecco, il Resegone e l'Alta Brianza, sul Palanzone e sul San Primo. Dalla vetta del Monte Cornizzolo è tutto ragazzi, vi ringrazio per essere stati su Faz Video e vi do appuntamento alla prossima gita. Vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link GPS della traccia direttissima Civate Cornizzolo. Ringrazio Salinvetta per avermi fornito le indicazioni necessarie e gli spunti per questo video. In basso trovate il link della sua pagina dove troverete numerose informazioni sui sentieri di montagna della nostra zona. We'll be right back.